Siamo al CES 2018 nella demo room di Asus con il nuovissimo NovaGo TP370. È uno dei primi tre connected notebook che sono stati presentati a partire dalla fine dell'anno scorso, ma ha un concept completamente diverso dagli altri due, che sono di HP e di Lenovo. Quelli sono dei tablet convertibili di tipo detachable con tastiera cover. Questo invece è un ribaltabile con cerniere ruotanti a 360 gradi che permettono di trasformarlo in tablet. Sono ovviamente anche possibili le due modalità intermedie, stand e tenda. Ci sono poi altre differenze rispetto ai convertibili e connected notebook di HP e di Lenovo che andrò ad evidenziare nel corso di questo video insomma. Partiamo comunque dallo schermo, che è un 13,3 pollici con risoluzione Full HD, IPS con angoli di visione di 180 gradi, quindi potete condividere lo schermo con eventuali colleghi o amici, ed è provvisto di una fedeltà colore del 100% sRGB, quindi uno schermo nitido e brillante, adatto anche ad un utilizzo in mobilità. In alto c'è una camera frontale HD, in basso ci sono le cerniere che vi ho già mostrato prima, poi la base che è in plastica, in policarbonato. Hanno deciso di optare per un materiale un po' più economico perché vogliono arrivare sul mercato con un prezzo aggressivo. La base quindi al centro ospita questa tastiera d'isola con una corsa dei tasti di 1,4 mm, quindi abbastanza comoda da utilizzare anche per lunghe sessioni di videoscrittura, e potete avere anche la backlight opzionalmente. Più giù ancora vediamo che c'è questo ampio touchpad con un bordo Diamond Cut che però è soltanto simulato, è un espediente estetico perché sappiamo che non è in metallo il palmrest, e con fingerprint qui nell'angolo superiore. C'è la possibilità quindi di sbloccare il device con Windows Hello e sono supportate tutte le altre funzionalità di un'esperienza moderna di Windows 10, compreso Windows Ink e Cortana. Lo chiudo perché vi voglio mostrare un po' il design. In alto c'è una cover in colore grigio, c'è soltanto questa colorazione, però è realizzata questa volta in vero metallo e il bordo Diamond Cut è anch'esso reale. Lo spessore è inferiore a 1,5 cm, il peso è di circa 1,4 kg, quindi un notebook che si trasporta con una ottima facilità. E in termini di interfaccia vediamo che sul lato sinistro c'è qui il plug di alimentazione, poi ci sono due porte USB, questo che è un LED per indicare quando è attivato il flight mode. Frontalmente c'è soltanto questa scanalatura per favorire l'apertura del display LED con chiusura magnetica, e sul lato destro troviamo una HDMI out, questo carrellino per la SIM card e per una micro SD, e un jack audio per cuffie e per microfono. Il bilanciere del volume e il pulsante d'accensione con quello che mi sembra un LED di stato direttamente integrato al suo interno. Forse avrete notato che il numero di interfacce e la dimensione su questo NovaGo è nettamente superiore rispetto a quello che potete trovare sugli altri connected notebook attualmente sul mercato, che hanno tutti una sola USB-C, perché ovviamente la piattaforma Qualcomm deriva dal mondo smartphone e gli smartphone utilizzano una sola porta di solito, una sola USB-C. Quello che ha fatto Asus invece è stato quello di voler ricreare un'esperienza molto più simile a quella di computing tradizionale, aggiungendo uno hub all'interno del notebook in modo tale da potervi offrire tre interfacce in formato standard, full size. Il fondo, la parte inferiore è completamente liscia, ci sono una serie di viti che suppongo ci permettano di rimuovere questo pannello per accedere all'interno, e poi ci sono due speaker qui in alto. Gli speaker hanno la tecnologia Asus Sonic Master. Diamo uno sguardo all'interno, alle informazioni di sistema. Vediamo che c'è il super processore Qualcomm Snapdragon 835 con una frequenza di 2,21 GHz, accompagnato in questo caso da 6 GB di memoria RAM, ma supporta fino a un massimo di 8 GB LPDDR4X, una versione ad altissima efficienza energetica della LPDDR4, e uno storage fino a un massimo di 256 GB UFS 2.0. C'è anche l'input via penna, come possiamo vedere da questo dettaglio, una penna attiva di Asus con 1000 livelli di pressione.
A parte questo, c'è un'ottima connettività che integra Wi-Fi 802.11ac 2x2 MIMO e un modem Gigabit LTE, una connettività LTE particolarmente veloce con modem Snapdragon X16 che vi permetterà di avere performance ottime anche nella connettività in movimento. Vi mostro anche la tab del menu relativa alle reti cellulari per farvi vedere che effettivamente c'è la SIM card e siamo connessi alla rete Sprint in questo momento. Se volete potete anche utilizzare una eSIM. Altro dato significativo per questo genere di notebook, e in particolare per l'Asus NovaGo, è poi la durata della batteria. Una batteria da 52 watt-ora che permette di alimentare il device fino a un massimo di 22 ore consecutive, quindi un'autonomia record come mai potreste avere su piattaforma x86. Ed è anche lunghissima la durata in stand-by, dicono 30 giorni. Peraltro uno stand-by attivo, cioè nel momento in cui mandate in stand-by il device potete comunque mantenerlo online e ricevere email e notifiche. Ed è tutto qui dal CES 2018 con il NovaGo di Asus. Arriverà sul mercato a partire dalla seconda metà dell'anno con un prezzo che negli Stati Uniti sarà di 599 dollari. Per il prezzo in Italia e per aggiornamenti su questo portatile, vi consiglio di guardare la notizia correlata che trovate nella descrizione a questo video.